bocca, la natura lo ispira alla stessa maniera in cui lo ispira la musica. Alcune delle opere, come potete vedere, che si trovano, le opere di Domenico si trovano su questa parete, le tre sopra la vetrina, sono in vetrina, e queste che vedete qui alla mia sinistra. Alcune di queste opere sono eseguite su spartiti musicali, sono opere, gli spartiti sono opere di Puccini, il grande genio immortale dell'opera italiana. Come dicevo, la storia della pittura spesso si lega a quella della musica, a partire da Caravaggio, a proseguire con artisti del calibro di Braque, Kandinsky, Klee. Il Novecento è denso di artisti che si fanno ispirare dalla musica, che inseriscono la musica nelle loro opere d'arte e che ne risultano ispirati e che generano un contatto con il pubblico tramite l'armonia. Domenico si fa ispirare dalla musica, quindi crea delle armonie di colore e a mio parere, per quello insomma, che ci siamo detti e per quello che posso trarre dalle sue opere, questa armonia che riesce a cogliere nella natura e nella musica si sposa benissimo con la sua formazione classica, come dicevamo ieri. La sua formazione classica, accademica, legata al disegno, ben si sposa con la capacità che ha di cogliere la perfezione nelle note di Puccini e nelle note dell'opera che lo ispira. Ed è per questo che riesce a conciliare così bene forme e colori che non riflettono in maniera precisa e puntuale la realtà. Non è una fotografia della realtà, lui non dipinge in plein air, non dipinge servendosi di fotografie, ma i suoi sono paesaggi dell'anima. Il paesaggio è sempre stata fonte di ispirazione, come la musica, per gli artisti, dall'inizio dei tempi, dall'inizio dell'arte. Ma nel periodo di passaggio tra l'Otto e il Novecento, questo paesaggio perde la sua aderenza con la realtà. Si passa dal realismo del pieno Ottocento al simbolismo, pittura come quella di Van Gogh, di Cézanne, dei simbolisti, e andando procedendo avanti, i Fauve, l'espressionismo, che sono poi le fonti di ispirazione di quelli che sono stati i modelli di Domenico, in quanto artisti come Ennio Morlotti e come Carlo Mattioli, che sono le sue principali fonti di ispirazione, si ispirano, in particolare più Morlotti che Mattioli, all'arte dell'avanguardia francese. Infatti Mattioli passò anche un periodo a Parigi, durante il quale fu ispirato da questi artisti. Domenico riprende i suoi modelli, ma il suo segno è del tutto originale. Parla attraverso la sinestesia, quindi attraverso la congiunzione di più sensi, parla allo spettatore raccontando suoni, raccontando colori, raccontando forme e facendoci anche quasi ascoltare il frusciare della verzura, delle spighe, delle ginestre, di questi bellissimi papaveri che in